Scianizza d'amori. Francesco, come sua prima esperienza, come chitarrista inventava i brani molte volte in un siciliano arcaico, dando un sapore medievale, come se fossero brani antichissimi. In effetti era tutta roba inventata da lui. Fantastico. Mi dovrei un po' vergognare, ma è così, facevo finta di cantare delle canzoni siciliane che avevo così inventato, però mettendo qualche proverbio. E cantavo in dialetto? Cantavo in dialetto dicendo che erano canzoni del XV secolo, sai, queste cose. E facevano effetto. Quello non credo proprio assolutamente, però sembrava vero. Tutti gli artisti, tutti i giovani musicisti e cantanti che volevano fare fortuna praticamente bivaccavano in Galleria del Corso, aspettando che qualcuno dei grandi editori o dei grandi discografici uscisse dal palazzo dove avevano le sedi i vari discografici dell'epoca e chiamasse qualcuno per andare a fare un provino. Quando giravi nel mondo con una chitarra più vecchia di te. Fin quando abbiamo deciso, ci senti, ma perché non formiamo un duo? Dove con una chitarra giravi cercando la libertà. Gabber ci propose alla Ricordi. Abbiamo superato il provino e ci fece un contratto. Se ben ricordo, 400.000 lire. Che era una bella sommetta per l'epoca.